Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi disegnandoli a mano. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, che sarà seguita da una live alle 19 su Twitch, dove continueremo a discutere delle notizie del gioco. Quindi fatevi trovare preparati. Mi raccomando, prendete i vostri pennarelloni, i pastelli e le forbici dalle punte arrotondate e datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Anche quello di oggi sarà un TG Poro un po' atipico perché fatto in fretta e furia, però vi giuro che stavolta la musica la metto. Passiamo intanto in rassegna le notizie più importanti. Sapevate che Bandai Namco è in crisi? Secondo un articolo di Bloomberg, il publisher avrebbe licenziato oltre 100 dipendenti e cancellato numerosi progetti, tra cui anche un titolo in collaborazione con Nintendo, dove Bamco ha fornito il suo supporto, da Smash a Mario Kart, passando per Pokken e anche la versione poi cestinata di Metroid Prime 4. Insomma, neanche un grande publisher come Bandai Namco sembra essere immune alla crisi che sta attraversando tutta l'industria. Di particolare però c'è il modo in cui starebbero licenziando i dipendenti. Se ho capito bene, il licenziamento diretto è una pratica rarissima in Giappone, quindi in casi come questo si ricorre alla pratica dell'odaishibeya, ovvero spostare i dipendenti in delle stanze vuote a non far nulla, per invogliarli ad andarsene e tornare ad essere produttivi altrove. Ovviamente i rappresentanti di Bandai Namco hanno smentito queste voci di corridoio, però lasciatemi dire che è una cosa crudelissima, però qualcosa mi dice che in altre nazioni, tipo una a caso l'Italia, lo odaishibeya sarebbe impraticabile. C'è parecchio fermento intorno alle produzioni di Aids Light Studio, il team di Joseph Fares, che qualche anno fa ha partorito quel capolavoro multiplayer di It Takes Two, che ha vinto anche il premio di GOTY ai TGA. Innanzitutto una notizia che mi ha lasciato di stucco. Secondo un report ufficiale la produzione avrebbe venduto 20 milioni di copie. È veramente una cifra assurda, ma sarebbe interessante capire se nel conteggio rientrano anche i voucher con le copie gratuite che arrivavano ad ogni acquisto e anche i download quando il titolo è stato inserito nei servizi in abbonamento. In ogni caso, bella per Fares, che ha tirato fuori un successo strameritato. E presto scopriremo qualcosa in più anche sul prossimo sforzo di Aids Light. Lo studio ha infatti teaserato l'esistenza di un nuovo progetto e il rapace Bilbil Kun ha immediatamente mezzo rovinato la sorpresa, facendoci sapere che il titolo probabilmente si chiamerà Split Fiction e sarà ovviamente incentrato su un gameplay in split screen dall'approccio dinamico. Staremo a vedere, secondo me il titolo sarà svelato durante la prossima edizione dei TGA. Le console hanno ancora senso? Questa doveva essere una notizia da inserire nel titolo per creare un po' di rage bait, ma non c'ho voglia, e spazio e tempo a disposizione su questo format sono limitatissimi, quindi sbrighiamocela al volo. Sony ha fatto sapere tramite un post sul PlayStation Blog che Spider-Man 2 approderà su PC a gennaio 2025, e questa conversione porterà con sé tutte le migliorie che ci si aspetta da un porting del genere. E come notizia non sorprende più di tanto, in fondo ormai è pratica comune che le esclusive PlayStation Studios arrivino prima o poi su PC. Il fatto che adirà molti è che questa esclusiva molto importante arrivi così presto su computer, a poco più di un anno dal lancio su console. Insomma, questa finestra di tempo si sta sempre più assottigliando e questo provoca parecchie perplessità tra i giocatori che vedono nella scelta di Sony una spintarella a prediligere l'ecosistema PC piuttosto che quello console. Se l'attesa diventa sempre più breve, le console sempre più costose, i giochi arrivano in versioni decisamente più allettanti su PC e con tutti i punti a favore che comporta il poter giocare su computer, per quanto ancora potrà aver senso preferire le console al PC? Molti si stanno facendo questa domanda. E voi? Chiudo questa prima parte ricordandovi che finisce oggi alle 13 l'avventura da content creator su YouTube di Masahiro Sakurai. C'è molto hype attorno a questo video di commiato, dove il leggendario content creator potrebbe svelare quale sarà il suo prossimo passo all'interno del mondo dei videogiochi. Un nuovo Smash? Sakurai svela Switch 2? Chissà, ne parleremo con calma questa sera in live. Non mancate. Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti
perfezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoggi offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoggi Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Ma veniamo alle notizie del giorno e si torna a parlare di Switch 2, ma stavolta abbiamo raggiunto una nuova vetta di isteria nei confronti di questa console, perché su Famiborz è spuntato un utente che a caso ha postato un disegnino fatto a mano del design di Switch 2 e della sua dock e la gente è letteralmente impazzita. Qualcosa di simile era successo con il design di PlayStation 5 Pro, ma in quel caso a parlare era stato Bilbil Kun di D-Labs, un leaker molto affidabile che soprattutto aveva proposto uno sketch molto più professionale e non sta roba disegnata al volo su Paint. Però gli utenti di Famiborz e di Reddit comunque ne sono usciti matti. Ma cerchiamo di capire il perché. In un certo senso il leaker Nate8 ha legittimato molto alla lontana questo design. Ha infatti affermato che il design corrisponde più o meno a quanto era stato condiviso con lui diverse settimane fa, ma non è stato in grado di confermare se questo disegno circoli su forum cinesi già da diverso tempo. Insomma, non conoscendone la fonte, potrebbe essere semplicemente un falso leak che è stato rimbalzato un po' di volte in Cina e che poi ha approdato da noi in questo modo rocambolesco, però spacciato come leak autentico. Inoltre, l'utente Famiborz, autore del disegnino, è un certo Nin Spider, una figura misteriosa al limite dell'oracolo che qualche tempo fa era comparso dal nulla, aveva tirato giù un leak, poi confermato, corretto, almeno così dicono, e poi era sparito dicendo che sarebbe tornato in prossimità dell'annuncio della nuova console. E adesso è tornato, quindi ora ci siamo? A voler essere maliziosi, proprio qualche giorno fa è stato l'anniversario del reveal di Switch, quel trailer shadow droppato dal nulla che ha cambiato per sempre la storia di Nintendo. Se la grande N vuole seguire veramente l'iter di Switch 1, in fondo squadra che vince non si cambia, questa settimana o al massimo la prossima potrebbe essere l'ultima occasione per svelare Switch 2, altrimenti se ne riparla l'anno prossimo. Voi che ne dite? Infine, non sappiamo ancora nulla sul misterioso playtest di Nintendo che dovrebbe partire nei prossimi giorni. Almeno, non sappiamo nulla ufficialmente, perché è stato prima leccato un documento ufficiale riguardante il test e adesso è stato addirittura fatto il data mining dell'app disponibile al download da ieri e quindi sappiamo praticamente tutto su questa nuova applicazione. Ora, Nintendo ha richiesto esplicitamente di non condividere informazioni a riguardo e sembra applicare tolleranza zero nei confronti di chi condivide materiale riguardante questa nuova iniziativa e io non ho nessunissima voglia di rischiarmela. Fermo restando che è diventato praticamente il segreto di Pulcinella, rimarrò sul generico, intanto dicendovi quello che questo test non è. Mi dispiace, ma non si tratta di Gaming Cloud né dell'arrivo del GameCube su Switch 2, piuttosto di un gioco vero e proprio fortemente incentrato sull'interazione online tra giocatori, a tutti gli effetti un MMO però con delle trovate molto atipiche in piano stile Nintendo. Anche se la realizzazione tecnica fa presupporre si tratti più che altro di una tech demo per testare le infrastrutture online, il data mining conferma in realtà una grande mole contenutistica e anche l'intenzione di supportare a lungo il titolo, e che mi fa pensare a un esperimento in grado di raccogliere l'eredità del Miiverse e di tutto quel lato social di Nintendo che nella generazione Switch si è sostanzialmente perso. Insomma, secondo me potremmo trovarci di fronte alla prima iterazione di un software che potrebbe diventare una sorta di app di accompagnamento al sistema operativo di Switch 2. Quindi, peccato non si tratti del GameCube, ma è comunque roba molto interessante. Ben vengano le sperimentazioni, ben vengano le nuove IP, soprattutto se vanno a toccare un ambito dove Nintendo non è mai riuscita a dire con convinzione la sua. E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento alla live di oggi alle 19, mi raccomando non mancate, o altrimenti, se mancate, ci vediamo al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Dise, Michele Ignino, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Fermo restando che è diventato praticamente il segreto di Porcinella, por 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 por